Ciao amici da Frank Bianconero, complimenti al Milan che ha dimostrato cuore, voglia di vincere, qualità, abnegazione, aiutarsi l'un l'altro. Ci hanno strapazzati, ci hanno strapazzati, tu non ti puoi appendere a un cazzo di niente, dobbiamo dire anche grazie che Szczęsny ha provato a tenerci a galla con quel rigore parato da Kessié. Perché è stato bravissimo Szczęsny in quel caso, come è stato un pirla su quella palla non bloccata, dove anche Ibrahim Diaz oggi si è dimostrato un nuovo Messi, perché noi così succede, Tomori, Diaz, Kier, Calabria, oggi i giocatori più forti del mondo, ma sapete perché? Perché meritano un inciso, giocatori che sono mediocri ma che ci mettono anima, quella che non vediamo noi da 8 mesi, e per inciso, da quando vedo la Juve in proporzione a qualità di rosa, costo della rosa e le azioni sul mercato che hanno fatto, è la peggior Juve della storia con il peggior allenatore. Se la società ha sbagliato a sceglierti, dopo 2 o 3 mesi non puoi avere dopo 8 mesi ancora la stessa testardaggine che Arthur non deve stare in campo, i due attaccanti che non riescono a dialogare una volta, sbagliano ogni controllo, sbagliano ogni 1-2, sbagliano uno stop. Ogni seconda palla degli avversari, non vincono mai un contrasto. Oggi ha giocato male Quadrato perché ha sbagliato anche tantissimi movimenti e tantissimi cross, sia su palle da fermo che su cross, e la Juve ha giocato di merda perché Chiesa ovviamente rientrava dopo 3 settimane e non poteva essere al 100%, anche se ha messo sempre il solito impegno. Io salvo solo De Ligt, il nostro muro, e mi dispiace De Ligt, campione, sei arrivato nel momento meno opportuno della storia juventina. Perché abbiamo in panchina uno che non ha cambiato uno schema, uno che ha fatto entrare, anche se non sono Dybalista, ma Dybala all'80esimo. A cosa serve? Non cambi uno schema, fai un 4-3-2-1, fai un 4-2-3-1-2, fai un 4-2-3-1, inventati qualcosa, perché Pirla, di Pirlo, avevano 4 centrocampisti oggi, 2 dietro la punta e 2 davanti. Quattro centrocampisti contro due, tu sto cazzo di fatto non lo riconosci mai. Testardo, arrogante, presuntuoso, incapace. Te ne devi andare. Da uomo, quale dici di essere serio, visto che sei anche ricco, te ne devi andare. Ci hai fatto fare solo figure di merda. Ci hanno asfaltati, ci hanno asfaltati. Fate schifo tutti. Siete irrispettosi, indegni. Noi ci mettiamo cuore, fegato, anima. Gridiamo, vogliamo il risultato. Dopo la sconfitta della Lazio, l'erba doveva bruciare in campo. Invece ci fate venire il vomito, o almeno a me, perché ci sarà qualcuno ancora che dovrà ancora arrampicarsi dicendo di salvare qui e lì. Fate veramente cagare. Vedere una partita del genere in Serie A è della 35esima che vediamo, perché 3 o 4 se ne salvano durante l'anno. È veramente indegno. Parassiti tutti. Parassiti tutti, ora io voglio vedere un'azione di qualcuno a fine serata. Voglio vedere un'azione di qualcuno, di quel manichino che sta a bordo campo senza avere un'intuizione, senza avere un'intuizione. Un allenatore lo chiamano. Ho fatto la tesi, Cruyff, Guardiola, Lippi, Ancelotti, sei incapace nemmeno a leggere una partita. Quattro centrocampisti in mezzo contro due. Vai sempre in ritardo, te lo dicono alla scuola calcio di 5 anni. 5 anni, vai a fare in culo, Pirlo, vai a fare in culo. Ah, iscrivetevi al canale. Noi ci mettiamo cuore, passione, anima, tifo. Ma evidentemente loro non meritano il nostro rispetto perché loro sono irrispettosi nei comportamenti in campo, non si impegnano, io lo dirò sempre questa cosa, se non ti impegni e prendi le scoppole giusto così, se ti impegni e perdi, ti applaudiamo, ma così non va assolutamente bene, alza i tacchi e vattene a fare in culo.